Il migliore l'avevamo noi italiani, Zinedine Zidane, il miglior calciatore europeo degli ultimi 50 anni secondo un sondaggio online indetto dall'UEFA nel 2004. Zidane ha battuto di un'incollatura Beckenbauer e Cruyff. Chapeau, sull'ordine di classifica si può discutere. I testimoni dell'epoca del Kaiser e del profeta del gol magari non hanno grande dimestichezza con internet. Sulla grandezza del personaggio no, e non ci sono testate che tengano. Nasce a Marsiglia Zizou, genitori di origini algerine, una passione per judo e karate subito sfiorita quando nella quotidianità irrompe il pallone. Cannes e Bordeaux le prime tappe calcistiche, impara presto l'arte del dribbling e delle punizioni, in compenso non sa colpire di testa, forse perché il calcio di strada, con due sassi a fare da porta e pochi metri di cemento sui quali correre, non contempla i cross, avrà tempo di imparare. Quando mette piede per la prima volta nello spogliatoio juventino, il magazziniere gli indica un punto ben preciso. Siediti lì, quello era il posto di Michel Platini. Ecco, Platini, il termine di paragone per tutti e cinque gli anni torinesi di Zidane. In comune con l'illustre connazionale, Zizou all'inizio al rallentatore. Rispetto a Michel, però, si sblocca prima. 20 ottobre 1996, sesta giornata, gran gol nel 2-0 all'Inter. C'è anche un equivoco tattico. Lippi vorrebbe riproporre il 4-3-3 dell'anno prima, solo che Zidane in un centrocampo a tre non rende. Una volta passata al 4-4-2, la Juve prende il volo. Il francese incanta, mai vista tanta eleganza in un fisico così. Provateci voi difensori a spostare i suoi 80 e più chili. Fra una punizione e l'altra, ecco la ruleta, giravolta su se stesso con la suola della scarpa che accarezza il pallone. La esibisce una, due, 10 volte, diventa un marchio di fabbrica. L'aveva imparata in mezzo ai palazzoni di Marsiglia, studiando al fratello maggiore che, almeno in questo, era più bravo di lui. Basta poco per alzare il primo trofeo, la Coppa Intercontinentale. Zidane c'è a Tokyo quando la Juve batte il River Plate. Sfiora anche il gol. Fino a quel momento, di finali importanti ne aveva giocata una, perdendola, Bayern-Bordeaux, Coppa UEFA. Poi arriverà la Supercoppa Europea e in Italia due campionati di fila. Il paragone con Platini diventa sempre più calzante. Però ci sono anche due Champions League perse in finale e allora c'è chi in Francia gli dà del gatto nero. Porterebbe Iella, insomma. La risposta arriva al Mondiale 98. I due gol al Brasile, di testa, proprio quella parte del corpo che da bambino non incontrava mai il pallone. Poi arriverà l'Europeo, l'addio alla Juve, il Real dei Galacticos, la Champions finalmente vinta con un gol da urlo, fino all'espulsione di Berlino. Ecco, di un finale così non si avvertiva proprio il bisogno.